Un programma ricco di eventi, dallo spettacolo al Teatro Don Bosco Ranchibile a Rosalia da Pupi a Realtà, che porta la firma dell'associazione La Nuova Panormo e della compagnia teatrale Araldo del Vespro alla parata dei Paladini di Carlo Magno lungo le vie del centro storico cittadino, fino ad arrivare al gran finale in compagnia di Salvo Piporo e Costanza Licata. Le manifestazioni si terranno nel pieno rispetto delle norme anti-coronavirus. Insieme alla Santuzza sul palco ci sarà una compagnia d'eccezione, i protagonisti della classica e amata opera dei Pupi siciliana. Rappresentata in due atti la storia di Rosalia Sinibaldi, costretta dal padre a sposare il conte Baldovino. La giovane fugge per seguire la sua vocazione a Dio, fino a quando, già messa in paradiso, libererà Palermo dalla peste. Da qui la proclamazione di Rosalia santa patrona del capoluogo siciliano e la nascita del famoso festino. A far da cornice alle scene più intense e significative, un corpo di ballo con suggestive coreografie create ad hoc per la rappresentazione. Lo spettacolo è gratuito. Il festinello 2020 prosegue poi domani 5 settembre alle 18 a Piazza Monte di Pietà, con pillole da Pupi a Realtà a cura della compagnia teatrale Araldo del Vespro. Infine domenica 6 settembre alle 10 la parata figurativa ai Paladini di Carlo Magno, con la partecipazione della compagnia teatrale Araldo del Vespro, animerà il centro storico cittadino. Si parte dalla chiesa di Santa Rosalia e Quattro Canti. Alle 18 invece a Piazza Monte di Pietà spazio della tradizione con lo spettacolo Vita di Santa Rosalia a cura della compagnia dell'opera dei Pupi Briglia d'Oro di Salvatore Bumbello. Gran finale poi sempre a Piazza Monte di Pietà alle 19:30 con Rosalie, tratto dai Canovacci di Salvo Licata con Salvo Piparo e Costanza Licata, musiche di Francesco Cusumano. Nel corso della kermesse, bande musicali itineranti animeranno le strade limitrofe alle chiese dedicate a Santa Rosalia.